può dire? Oggi mi hai trovato. Ok, siamo partiti. Allora, oggi sono qua con Antonio Manca. Antonio, io voglio sapere da te. Tu fai un lavoro ben preciso. Tu sei immerso dentro la musica. Sì. Sempre, tutti i giorni. Sempre, okay. sempre. Insegni musica e componi musica per i film. Sì. E come si fa? Come si arriva a fare questa cosa? È un percorso difficile. Cioè, l'hai fatta apposta, nel senso, o ci sei caduto dentro? Tu volevi arrivare a comporre musica per film, per cortometraggi, eccetera, oppure ti è capitata l'occasione? No, allora, diciamo che è una cosa che è nata dalla passione per il cinema. Ah, ok. Quindi tutto è iniziato con la passione per i film, no? E poi nel corso... Ma da bambino già avevi... 15 anni, okay. In quel periodo lì, 14-15 anni. Quindi già c'era una minima intenzione, ecco, nel voler fare questa cosa. Ma il tuo percorso di studi era stato subito dentro la musica da piccolo? Beh, sì, io ho iniziato verso i 12-13 anni già in conservatorio. Ok. Con un percorso di studi che niente aveva a che vedere col cinema e con la musica da film, quindi era quello classico, quello diciamo. Classico, sì, quello pianoforte. Qua. Ho iniziato, sì, e poi ho continuato con organo, mi sono diplomato in organo, composizione, quindi un percorso accademico, classico. Il discorso è che, diciamo che poi mi sono appassionato quando ho scoperto la musica di Ennio Morricone. Ennio Morricone benissimo. Mi ha fatto entrare questa cosa qua. Sergio Leone, Ennio Morricone. Certo, sì. Ma tutta la fase degli spaghetti western. Quella è la più bella. La più appassionante, sì, sì, la più appassionante. E quindi lì hai detto, se lo fanno loro, lo posso fare anch'io. Se lo fa Morricone, lo posso fare anch'io. Ci provo. Sì, più che altro, sai cos'è? Che... capitava di fare anche a scuola delle recite, quindi mi coinvolgevano per scrivere le musiche, per fare così, adattare dei brani, no? E lì mi è venuto spontaneo, come dire, prendere Morricone come esempio, no? Come punto di riferimento. Okay, come compone lui. Esatto, come modello, come... Ho una curiosità, saltando proprio il palo in frasca. Sì, sì. Ma quando uno compone una melodia o comunque un'intera partitura per un film o comunque per qualcosa che va in video, come funziona? Cioè ti danno la pellicola oppure ti dicono parla Dipende. Di questo, inventati tu? Beh, allora, la prima esperienza che ho avuto nell'audiovisivo, che è stata quella con quella sporca sacca nera, la serie web western, che ho sentito anche la... che ha eseguito anche il tema dal vivo. Sì, esatto. Credo da poco, esatto. Ho visto. Sì, sì, sì. Tra l'altro, molto bello, complimenti. Mi piace, grazie, mi piace grazie. Molto. Di Mauro Aragoni, regista di Mauro Aragoni. Ecco, con lui, per esempio, è avvenuto così, che lui mi descriveva la scena, mi diceva, guarda, in questa scena succede questo, c'è un cowboy col cavallo che si sta avvicinando, oppure c'è... Meraviglioso. E quindi io mi immaginavo così, perché... Lui mi ha coinvolto prima delle riprese, quindi la musica sono nate prima delle riprese. Quindi in qualche modo potrebbe anche essere che la tua musica abbia influenzato le sue riprese? Sì, lui me l'ha detto. Lui ha detto che diciamo il montaggio delle scene è avvenuto sulla musica, cioè sopra la musica. Fantastico. Cosa che accade molto raramente. Infatti, sì, io pensavo... mi sono immaginato tipo che ti danno un film muto e tu lo guardi e quello accade, ci pensi... sì, abitualmente accade così. Per esempio mi è capitato per Paperman, che è un documentario su un artista inglese, James Lake, che ho fatto qualche anno fa. Lì è capitato questo, cioè mi hanno dato il film, Domenico Zazzara, il regista, mi ha dato il film già montato. E mi ha dato... Quindi c'erano anche dialoghi tutto. Okay. Sì, ovviamente non era un montaggio definitivo, poi hanno fatto qualche modifica, inserito, però era il film. E poi di conseguenza avevo 15 giorni di tempo per scrivere le musiche. Cavoli. Tutto in post produzione, tutto fatto. E quindi come funziona? Tu ti siedi e te lo guardi.
Sì. Ma un bel di volte. Immagino. Ma come funziona? Cioè, tante volte. E dici, volte. Ma qua... Ma te lo guardi con una tastiera davanti, no, con piano? No, lo guardo così, da spettatore. Cioè, me lo guardo. E vedi che suggestione ti dà. Esatto, e vedo che cosa mi dice. Che cosa mi comunica in termini espressivi. Sai che, secondo me, è una cosa di un affascinante... È bello, sì. E me l'immagino anche molto difficile, cioè ci devi proprio... deve essere il tuo, cioè... Allora, più che la difficoltà non è tanto il fatto di... Bisogna pensare alla musica per immagini, quindi già bisogna pensare alla musica in termini di immagine, quindi con dei colori, con dei giochi di ombre, di luci. La fotografia è importantissima nel tradurre il suono, c'è questo approccio visivo, diciamo, al suono, no? Però la cosa difficile è l'approccio che poi si crea nel creare la musica in base alle esigenze del regista. È lui che poi detta giustamente quello che bisogna fare. Quindi tu cosa fai? Fai una sorta di demo, gliela mandi, sì, e dici guarda se va bene. Esatto. Da più qui di a una, qui. Più di una. Più di una. Anche 3-4. E poi lui sceglie, esatto, potrebbe andare meglio questo, quest'altro. Esatto. Sì, è così. A volte capita anche che, guarda, le situazioni migliori sono quando il regista ti racconta il film, ti racconta la storia così, in maniera spontanea. Meglio di guardarlo. Esatto, in maniera così, come se ti sta raccontando Storia, una cosa... È anche un fatto personale, per cui alla fine per un regista il film è un fatto personale, quindi... Beh, certo. È una cosa talmente... Ma anche per te credo che sia un fatto personale. Lo diventa. Metterci un certo tipo di musica piuttosto che un'altra. Assolutamente sì, lo diventa. Ma come si ragiona? Perché io da pseudo musicista, diciamo, musicista amatoriale, come ti ho detto prima, io sono uno che fa musica da 30 anni, adesso nel 2025 faccio musica da 30 anni, però purtroppo non l'ho mai studiata in maniera accademica, quindi non la so leggere, io uso la chitarra per orientarmi, no? C'ho la mia tavolozza di colori e cerco di usarla per scrivere le mie canzoni da cantautore. Però come funziona? Cioè, nel senso, c'hai dei mood creativi? Cioè, magari quando è un po' più triste vai sui minori, su accordi minori, il maggiore, perché io in genere so che il maggiore mi dà un po' più di allegria, no? Poi riesci magari a creare quella agrodolce usando maggiori, però sì. Su un ambiente che invece è un po' più triste. Come ragioni da musicista? Ragiono, diciamo che il mood... inteso proprio come ambiente espressivo, no? della scena, della situazione, lo pensi sempre sulla scena, sull'immagine, nel senso che a volte ti rendi conto che per creare una situazione anche triste, per esempio, o drammatica, mettiamola, basta anche una nota, basta un suono, basta anche, non un accordo, basta anche un suono che lì funziona in quel modo, perché da quell'emozione che genera quella sensazione. Ma quindi tu utilizzi anche campionamenti, tipo, che ne so, vai in giro col registratore? Sì, assolutamente sì. Vero. Sì. Mi è capitato di fare delle registrazioni, di campionare e di elaborare poi nel sound design, di fare tutta una serie di elaborazioni mie su quel suono, magari di ricavare un suono nuovo da quello registrato. Ecco. Ah, ok, proprio manipolarlo. Manipolazione del suono, sì. Anche, insomma, una chitarra che diventa una cosa che non c'entra niente con la chitarra. Un violino che... lo trasformi in altro. Diventa proprio un'altra situazione sonora, un'altra... Che meraviglia, veramente una cosa di un... particolare, ecco. Ma scrivi anche canzoni tradizionali, dai, diciamo. No, non mi è mai capitato. No, forse mi è capitato sul... Sai che mi è capitata una roba tanto tempo fa, quando appunto facevo le musiche per delle rappresentazioni teatrali, avevo scritto le musiche per Il Mago di Oz e mi avevano chiesto di musicare un testo e ho fatto una canzone che hanno cantato gli attori sul palco, però è l'unica... Quindi hai scritto anche la linea melodica per il canto? Sì, okay. Sì. Ma è una canzonetta proprio molto semplice, orecchiabile, però lì era... Adesso che tu mi dici, mi viene in mente chi era Piero Umiliani che aveva fatto... Grande Piero Umiliani. Per dire.
è una canzone tra forse era il Muppets Show, se non mi ricordo male, questa sigla qua, e l'aveva scritta lui. Ed è una roba che credo si chiami Mananana. Ma infatti bastano, cioè, per dire, note, no, bastano pochi suoni a volte per... Super riconoscibile. Super riconoscibile, come, ma anche come qualsiasi come canzone. Sì, assolutamente. Ma anche Morricone, com'era? Sì, beh, c'è ieri. Cioè, alla fine, sì. Quante note sono? Cioè, non è che sono tre note. Alla fine sì, è vero. Quindi basta poco per... Basta pochissimo, no? Beh, poi nel caso della canzone, tu lo sai bene... Perché le scrivi, a volte è un motivetto, un ritornello, sì, fatto di pochi suoni. Cioè sì, alla fine sì, che si ripetono, in qualche modo ti entrano dentro. Poi nel mio caso, io che scrivo in italiano, cerco di combinarlo insieme alle parole che ci stanno meglio. Vedi, prima ti ho detto una cosa dell'immagine. Questa cosa dell'immagine cerco di portarla anche io quando scrivo una canzone da cantautore, no? Praticamente mi immagino, più che una storia che voglio raccontare, un'immagine, una sorta di foto, no? Sì. Quindi cerco il mood giusto e cerco di mandare in qualche modo quella storia al rallentatore con un'immagine che si muove un po' poco, no? Ah, interessante questo. Capito? Questo è il mio modo, per esempio, di... Quindi anche di tu scrivere. Pensi in termini visivi, praticamente. Sì, cioè, ma anche con le parole, sono abbastanza ermetico, non sono molto verboso, mi viene da dire. Cioè, non uso molte parole. Sono abbastanza ermetico, cioè uso il metodo un po' dei poeti ermetici, dove... cerchi con poche frasi di creare la storia, no? Che poi uno se ne immagina, perché è portata anche dalla melodia e dalla musica. Sì, poi la mia tavolozza non è che sia molto estesa, perché uso quello che so fare, certo, e cerco poi di trasportarlo anche con le parole che utilizzo. Ecco, così. La tavolozza a volte bastano pochi colori, per, anche nel caso di una scena, per esempio, non c'è necessità di avere chissà quale... Perché uno si immagina la colonna sonora subito, no, con l'orchestra, con... Hans, com'è che si chiama? Hans Zimmer. Zimmer. C'è un Blu-ray che ho preso di Hans Zimmer, credo che sia a Praga, Live in Praga, dove c'è proprio lui che suona, sì, ed sì, è una, sì, roba spettacolare, spaziale, bello, ma... bello. E lì, come mi hai detto, basta l'orchestra, no? C'è un'orchestra enorme, mondiale, enorme. Però in effetti poi alla fine ci sono dei temi che, esatto, sono quelle quattro note, sì, che poi lui le elabora, ovviamente le arrangia, però ci sono dei temi anche di Zimmer, per esempio, fatti con un solo strumento, con la marimba, con... Quindi quello la dimostra... Sì, c'è un pezzo, adesso non mi ricordo, di Cabrano, dove lui esce nel live col banjo e ci fa quattro note col banjo, per dire, no? Sì, beh, ci sono... Boh, ed è lì. Sì, sì, cioè, sì. Cioè, sta facendo una cosa che ti sembra pazzesca, invece... Esatto, sì, sì. Invece lo è. È enorme. Enorme, sì, bellissimo. È lo stesso Morricone anche, no? Beh, anche Morricone fa... A volte un suono, un carillon, un fischio... No, negli western basta un suono per creare quella... Non ha bisogno di chissà quale dispiegamento di forze. Vero, sì, 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 sì. Quindi, sì. Senti, ma tu insegni anche a scuola? Sì. E come li vedi, ragazzi? Sono interessati? Sono... I ragazzi si interessano nel momento in cui tu li fai interessare. Bella risposta. Cioè, nel senso che la chiave di tutto sta nel, secondo me, secondo il mio modesto parere da insegnante, sta nel riuscire a trovare una chiave di volta nel trasferire qualcosa, che però non deve essere un insegnamento passivo, cioè un apprendimento passivo, cioè stare in cattedra e aspettare che l'alunno impari in maniera, sì, automatica, sì, no, sì, deve, sì, essere come... una sorta di scambio che crea poi delle connessioni e quindi di conseguenza l'interesse, non scatta l'interesse. Ma tu cerchi di capire cosa ascoltano, cosa... Vabbè, certo. Cosa gli piace? Assolutamente. Non ti invidio, perché ci avete un po' di... Insomma, per quello che sento in giro, il mainstream è quello che è. Di robe che io non riesco molto a concepire, cioè nel senso anche io, come possano piacere alcune cose.
Ma probabilmente l'avranno pensato anche quando io ascoltavo il punk o che mi ascoltavo il grunge con il Nirvana, per dire, magari la gente più grande di me diceva, boh, come fa questo ad ascoltare Alla sta fine roba? sono corsi e ricorsi storici. Sì. È anche vero che la trap, per esempio, oggi diciamo che crea polemica perché? Perché i testi sono Sì. costruiti in un certo modo, hanno. Sì, infatti, vedi, la cosa che mi disturba non è tanto il suono, perché per me Ma potrebbero anche sbattere qua e infatti, cantarci sopra, no? anche secondo me, assolutamente sì. Mi dà fastidio L'approccio. no, da genitore, mi dà fastidio proprio che allora noi ci battiamo tanto, no, per i temi contro la violenza, contro il Certo. bullismo, violenza di genere, donne, uomini, quello che vuoi, eccetera. E dare un certo tipo di educazione, ma non dico di dare un'educazione a bacchettoni, ma un'educazione quantomeno che sia di rispetto reciproco sulle diversità, eccetera, no? E poi senti questi che hanno questi Che testi, inneggiano. bici qua, bici là, no? Oppure faccio questo per fare i soldi, ma che testo è? Assolutamente sì, purtroppo è Le un. donne le trattano da pezzarapiedi per parlare bene in questi testi. E quello che mi meraviglia è che una ragazza si ascolti sta roba. Sì, Capito? Cioè, nel è vero, è abbastanza senso, singolare come cosa, no? perché cioè, si va tanto verso emancipazione femminile, lotte veramente sul rispetto, bullismo, eccetera. E poi magari gli stessi ragazzi che trovi ad un convegno o ad una manifestazione che inneggia libertà, eccetera, poi si ascoltano sta roba e danno credito a gente che porta avanti veramente dei Assolutamente testi che sì, assolutamente sì. sono la Io. bad, non so cosa, di il mio tipo, la mia tipa, cioè, boh, te robe che sono Io inquietanti, secondo me. assolutamente no, ci sono delle canzoni che hanno veramente dei testi. Piuttosto ho notato che alcuni alunni tendono a cantare queste canzoni, cantare nel senso Eh sì, di. di anche di, come dire, di ripeterne il testo così, no? In maniera distratta. Secondo me senza badare al significato, cioè Vero. badano alla canzone in sé senza prestare attenzione a quello che è il vero significato del testo. Per cui a volte mi capita di soffermarmi, discutere di questi aspetti, perché comunque è importante sensibilizzare, perché, e anche fare i dovuti raffronti, no? Tra le canzoni, per esempio, anche di una certa epoca di alcuni Sì, autori. che probabilmente non si sarebbero mai permessi di parlare in maniera così esplicita, anche perché Assolutamente, alcuni assolutamente. testi che anche parlavano magari di sesso o di altre storie un po', diciamo, più scabrose per l'epoca, Sì. però venivano messi anche in maniera poetica, se vogliamo, in maniera Erano velata. assolutamente, erano. C'era, diciamo, un aspetto legato appunto, come dicevi, alla poesia, che oggi non si riscontra più Niente. nelle canzoni trap, cioè non, anzi, Ma c'è infatti un. io, guarda, io ti devo dire che sono stato educato da molti testi di canzoni italiane, soprattutto perché comunque la mia lingua, quindi sono più immediate come comprensione, dove andavo a cercare, perché vedi, probabilmente è una cosa che si è un po' persa, è sicuramente una cosa che si è persa, perché come dicevi, molti cantano dei testi e non li ascoltano in realtà, no? Non No, interiorizzano, restano non c'è in cielo. un'attenzione. Mentre io andavo a leggermi il testo. E Esatto. se c'era qualcosa, magari si faceva anche riferimento a boh, un avvenimento o una parola semplicemente che io non conoscevo, andavo a cercarmela sul famoso vocabolario. Che cavolo sta dicendo questo? Di Te la cosa sta. cercavi Oppure di e vedevi. cosa sta parlando? Perché non riesco a capire cosa sta facendo. Cioè, mi piace il brano, ma di cosa sta parlando? E vai a vedere che sta parlando di questo, di quell'altro, e sai, in qualche modo ti Ti apre ampliava la anche mente, ti fa l'orizzonte. fare delle domande anche, ti crea uno spirito critico, no? Ti fa mettere anche in discussione. Certo, come anche tu che sei comunque nel campo della musica da film, da documentario, come si può dire, musica da video, Sì, musica funzionale, musica applicata, funzionale, musica applicata. applicata, che comunque sia porta avanti un discorso. Cioè, nel senso, io non lo so se un domani ti presentassero un video o un film che proprio porta un discorso o un segnale.
che è completamente negativo, boh, tu accetteresti? Non lo so. Insomma, è Anche lì. difficile, è difficilissimo, anzi è abbastanza... è la stessa cosa, è uguale, perché ti trovi di fronte poi a situazioni in cui... Perché anche lì devi dire, boh, sì, mi stanno No, pagando, ma c'è una questione però. etica, anche una questione morale, ci sono tante cose che vanno valutate riguardo il significato di quello che si vede. E purtroppo gli esempi negativi attualmente sono... Vediamo, no? Cioè, le canzoni, ma anche i videoclip, per esempio, dei trapper. Ci sono delle polemiche sul fatto che inneggiano all'uso delle armi, tutta una situazione abbastanza delicata. Eh sì. Che... E anche il cinema un po' ha preso piede, nel cinema ha preso piede questa Questo tematica. modo qua, perché comunque sì, ok, è cinema, però devi anche badare al fatto che stai comunque trasmettendo dei valori, perché Assolutamente sì, sono d'accordo. poi è chiaro che se io guardo un horror splatter dove sbudellano la gente, non è che mi metto in testa il fatto Ma ci mancherebbe altro, no? È il che genere che... Eh beh, è il genere, ha una sua Cioè, io mi ricordo storia, no? c'era un periodo, io ho sempre ascoltato anche molto, molto metal e anche gruppi con dei messaggi abbastanza discutibili, no? Stesso punk abbastanza Sì, discutibile, sì, però sì. lo prendi come un'opera d'arte che comunque parla Esatto, di una certa cosa. è un'opera d'arte che... No, cioè ti capita magari di fare una colonna sonora per un film splatter, la fai funzionale, Certo, è... ma si tratta di finzione. Qua, Assolutamente no. questi ragazzi qua che fanno la trap o questi generi qua, proprio loro vogliono parlare ai loro coetanei, forse. O spesso loro parlano a una generazione che secondo me è più piccola Sì, anche, e mi fa sì. più paura perché sono ragazzi che hanno 30 anni che scrivono le canzoni che poi vengono ascoltate da ragazzine anche Dodicenni, dodicenni, undicenni. quattordicenni, quindicenni, perché io ho visto i video anche di chi va ai loro concerti. E quindi quando me non ti metti in testa che c'hai anche un certo tipo di responsabilità, Non capito? Non c'è. mi metterei, tornando al fatto dei film, non mi metterei mai a dire a Dario Argento Assolutamente sì. stai portando dei segnali Assolutamente. sbagliati. Quella è un'opera d'arte, ma a parte che si capisce anche perché è fatta in un certo modo. Sì, diciamo La linea è molto la sottile. linea è sottilissima e soprattutto per quanto riguarda il cinema, noi abbiamo comunque dei generi, il cinema di genere, quindi l'horror, il thriller, che voglio dire hanno una loro storia, anche legata all'uso della violenza, no? Nelle immagini, a Tarantino, pensiamo per Beh, esempio a Tarantino, Quentin io adoro Tarantino, Tarantino, anche io, ho tutti i suoi film assolutamente. in DVD, Blu-ray a Gigante, casa. Ma un gigante. certo, non è che penso che lui sia un personaggio malvagio, che nella vita Assolutamente. faccia. Il problema di questi qua è che a volte nella vita fanno quello, Sì, veramente. e loro cercano Perché di riportare proprio la loro la vita, loro vita, la loro esperienza di vita, che è quella che vediamo. esagerandola in peggio probabilmente Sì, anche, esaltandola e no? cercando di trasferirla, di creare un transfert con i ragazzi, con i ragazzini, che è una cosa abbastanza, Sì, insomma, sì, sì, sì. abbastanza seria, perché... Perché se poi vai a vedere notizie di cronaca, esce fuori che tale trapper ha coltellato a un ragazzo, tra l'altro era successo anche a Olbia qualche anno fa, Esatto, ragazzo di, sì, mi ricordo. che è un ragazzo di Sassari, fra l'altro, che lavorava lì, che adesso, grazie al cielo, ho visto che si sta riprendendo, cioè questo idiota l'ha coltellato a schiena. Sì, ricordo una storia del genere, sì, è Un abbastanza... rapper che, cioè, non nominiamo neanche per fare pubblicità Ma perché. ci sono tante situazioni in cui capita anche, per esempio, le baby gang, che sono tante cose che purtroppo andrebbero un attimo riviste dal punto di vista, appunto, di fare un'analisi sociale e anche intervenire. Probabilmente Sì, l'intervento perché. da parte delle istituzioni dovrebbe essere anche... abbastanza, no? Abbastanza giusto in questo Sì, senso, sì, perché sì, sì, sì. comunque parliamo di ragazzini di 11 anni, 12 anni che ancora non hanno una determinata, come dire, un determinato spirito critico per poter valutare certi contenuti e
soppesare anche determinate Cosa questioni. stanno dicendo? Cosa stanno facendo Tendono a queste? interiorizzare queste cose in maniera a imbuto, no? Cioè, nel Sì, senso, no, ne basta, va bene. ripetendo i testi delle canzoni Piace e a come tutti un e quindi lo mantra, facciamo. esatto, il mantra dopo un po', insomma, i contenuti di quel mantra, che in questo Ti caso entrano dentro, ti sì. entrano dentro inconsciamente, poi si possono anche sedimentare, secondo me. Potrebbe diventare normale un certo tipo di discorso, che invece non lo è Assolutamente assolutamente. sì, è quello il problema. E quindi no, è una tematica serissima questa, Sì, cioè, sì, sì, entriamo proprio sì, sì. in una questione abbastanza De delicata. delicato. Sì. Ma parliamo di cose più belle. Di cose più belle. E quindi, comunque, se ne andiamo a scuola, qualche Sì. soddisfazione te la togli? Tante, Cioè, tante trovi soddisfazioni. anche dei ragazzi Sì, sì, che... sì. Poi ti posso dire, guarda, che l'insegnamento è arrivato, vabbè, ho iniziato a insegnare nelle scuole civiche veramente tantissimi anni fa. Avrò avuto 19 anni quando ho iniziato proprio le Caspita. primissime Quindi esperienze. trovavi alcuni che erano quasi tuoi coetanei, poi alla E fine, trovo anche persone, che, anche più alunni anche di grandi. 60 anni, Ah, di, ok, quindi proprio quindi. sì. E piuttosto ho capito poi, quando ho iniziato a insegnare nella scuola pubblica, che molti musicisti intendono l'insegnamento come una sorta di ripiego, no? Mettiamola così. Sì. Ripiego lo dico in termini Sì, non per negativi, guadagnarmi ecco. la È diciamo pagnotta per una mangiare, ecco, professione, ecco, lasciamo. esatto. Io l'ho poi rimodulata questa cosa in Come termini di vocazione, forse anche. passione, anche perché insegnare è un bellissimo mestiere, difficile, complicatissimo. Immagino, immagino, non è per tutti, Ed sicuramente. è tosto perché comunque riguarda, cioè, hai a che fare persone, con esseri umani che stanno crescendo, quindi In età evolutiva, cioè che scuole sono quelle scuole che... medie, Scuole medie, quindi quindi... fino ai 13-14 anni, insomma. Diciamo che è l'età più sensibile in assoluto, a mio Assolutamente, avviso. assolutamente sì. Perché proprio lì loro non sanno più se sono bambini, se sono Diciamo che come si dice, young adult, no? la fase critica, La diciamo, proprio una fase la fase di transizione, di di passaggio, passaggio. sì, è così, soprattutto la seconda media è la classe più critica, no? Più complessa da gestire, perché è quel E come fai? momento. Cioè, com'è l'approccio con gli studenti? Beh, quello classico da Tu insegnante, insegni e... Ma ci sì. sono degli escamotaggi che usi per cercare di prenderli? A parte chiedergli magari cosa ascoltate, cosa fate? Ma allora si creano dei. Io ho, diciamo, con gli anni, no? Con gli anni di insegnamento ho capito una cosa, che ho visto che funziona, nel senso che è quello che alla fine, forzare la mano sul cercare di sensibilizzare nell'ascolto di determinati generi e così via, non serve Non quasi ha a niente. senso. Non ha senso. Le cose, diciamo, avvengono quando diventano spontanee. Cioè, io spesso e volentieri do un input anche molto semplice, no? Che ne so, su una band, mi è capitato di fare un lavoro bellissimo sui Beatles, per esempio, Ah, meravigliosi. e ho visto che tanti ragazzi si sono appassionati, Beh, i cioè. Beatles sono... Ecco che, guarda, per me i Beatles sono tipo così. Ma anche io sono un fan sfegatato. Io lo Sono stesso. un fan Tutti i dischi dei sfegatato. Beatles. Sì, Il mio preferito è assolutamente. Sgt. Peppers. È anche il mio, sì. Sgt. Pepper è l'album bianco. È l'album bianco Ci anche. sono Però le forse Sgt. cose. Peppers. A volte è un po'. Però Sgt. Peppers, non so. Sono d'accordo. Secondo È uno me. spartiacque anche Sì, nella loro esatto. Infatti lo produzione. scelgo sempre anche per quello, Sì. perché proprio c'è una divisione netta. Poi tutto quello che hanno fatto è molto bello, Sì. però lì secondo me c'è un'esplosione di Sì, c'è creatività stata pazzesca. una. È vero, è vero. C'è stato uno spostamento anche rispetto ai precedenti album su alcune sonorità nuove che prima non Lì c'è erano. la C'è la psichedelia psichedelia, c'è che entra. l'influenza anche delle nuove tecnologie che in quel periodo si
si sviluppavano negli studi di Abbey Road. Quindi ecco, lì ci sono cose che sicuramente per uno che fa musica da film, mi ricordo, mi pare che sia Lucy in the Sky with Diamond, dove rallentano la strofa, e se non ho capito male l'hanno rallentata proprio rallentando. Ma allora, un pochettino... ora ti dico subito. È vero, c'è una cosa particolare lì. Considera una cosa, che per quanto riguarda per esempio le tecniche legate, l'approccio, diciamo, il metodo legato alla produzione musicale nel cinema, nei film, io lì sono un autodidatta, nel senso che sono cose che ho imparato da me. E siccome ho iniziato che ancora non avevo grande attrezzatura, sai che per fare musica per il cinema o comunque per l'audiovisivo devi comunque avere tutta una serie di strumentazioni. Beh, che ti permette. Ecco, ad esempio, poi isoliamo, cos'è questa, la cicala, che sì, ci, anche ci tiene sempre, compagnia. È musica anche questa, no? Comunque, non avevi grande, diciamo, strumentazione? No, e quindi come lavoravo? Lavoravo con le sovraincisioni, cioè scrivevo e per non avere problemi di memoria e così via, sovraincidevo continuamente la cosa. Perché? Perché questa idea mi è venuta leggendo sulla tecnica delle sovraincisioni che i Beatles usavano esattamente in quella canzone a cui fai riferimento tu, che Lucy è in the Sky with Diamond. Non è proprio Lucy in the Sky, ma è Strawberry Field Forever. Ah, ok, è quella canzone, sì, dove hanno rallentato il nastro. Ah, ecco, era quello dove hanno rallentato il nastro per una questione legata probabilmente a un copia e incolla che hanno fatto. Sì, perché non so se in quel brano lì, però Lennon e McCartney, che spesso scrivevano insieme, cosa facevano? Scrivevano due canzoni diverse, esatto, e poi prendevano e fondevano. Era veramente geni pazzeschi. Quello che noi definiamo un vaneggio. Un vaneggio, un vero sì, e proprio vaneggio. Poi c'era un altro pezzo che forse era Revolution. Revolution 9, che avevano buttato in aria. Sì. E poi ricomposto, sì, anche pezzi quello di nastro, sì. E poi ricomposti, e in qualche modo loro poi sì, un lavoro di montaggio, cioè, di collage proprio, ecco, loro hanno iniziato a suonare lo studio, sì, perché prima si andava in studio ai tempi della Sun Record, dove c'era Johnny Cash, no? Che arrivava lì, arrivava lì, suonava il pezzo in presa diretta ed era quello. Gli ingegneri del suono facevano. Invece esatto. Loro hanno iniziato a suonare lo studio. Loro usavano, cioè loro andavano al mixer e usavano il mixer come uno strumento musicale. Quella è la cosa straordinaria. Cose poi, molte cose improponibili dal vivo, però... No, infatti da Sgt. Pepper in poi, infatti, non era possibile con la tecnologia dell'epoca fare un concerto così. Non... Riprodurre... Però hanno rivoluzionato, cioè hanno fatto una vera e propria rivoluzione. Ci hanno lasciato un patrimonio, sì, di idee fondamentalmente. Sì, sì, di idee, anche di approcci alla musica, il fatto, come dicevi tu, di suonare lo studio, no? Di usare una cassa come strumento musicale. Cioè, non di usarla passivamente come diffusore, ma proprio come strumento. Beh, anche adesso si usa quasi sempre quando fai le incisioni in elettrico di fare il reamp, no? Sì, che, sì, sì. Come tu suoni la tua parte di chitarra, poi per uscire bella grossa e cicciotta si riregistra rimandandola dentro l'amplificatore, la fai riuscire e la riregistri. Sì. E poi la fondi con quella, sì, con la prima incisione, lì escono delle cose fantastiche. Probabilmente viene tutto da lì, che hanno fatto loro, tutto su nastro, poi tutto analogico. Quindi un lavoro enorme, che lavoro, lavoro d'Italia, è bellissimo, Pucci, con la folla, è una cosa incredibile. Sì. Follia probabilmente per l'epoca. Follia anche economica, perché chissà quanto costava stare, sicuramente erano costi altissimi. Però una volta, sai, raggiunto il loro status, si potevano permettere di sparare alto. Ormai non so qual è il tuo preferito dei Beatles. Sicuramente Sgt. Pepper. No, dei quattro. Guarda, io sono, come approccio mio anche di scrittura, sono molto alla John Lennon, okay, probabilmente. Perfetto. Sì, sì. Un po' più... forse era il più punk. È vero, quindi io venendo da lì, proprio Do It Yourself, no?
prendi la sua anima era quella. Fatelo sì, da solo. Assolutamente. Secondo me sono più lento, anche se McCartney. Io sono forse il più bravo anche. Bravo tecnicamente, sì. Ecco, mi sembra. No, a me di McCartney mi piace la... Cioè, in termini musicali ne condivido l'approccio alla melodia, cioè il fatto che lui era molto più orientato verso la melodia, no? Rispetto a Lennon. Lennon più sul testo, sul suono. Invece McCartney, il discorso di McCartney è un discorso che si sviluppa melodicamente. Poi da non sottovalutare George Harrison, perché molto spesso si sottovaluta, però anche lui poi si è visto quando ha fatto il suo disco, disco la solista, eccetera, che aveva una valangata di idee. Sì, sì, assolutamente, un grande artista anche lui. Sì. Poi Ringo Starr forse era il più marginale, non me ne voglio rifare di Ringo, anche se anche lui ha fatto... Ha fatto delle cose molto, molto importanti. Non mi ricordo se Octopus Garden se sia... È sua. Che fra l'altro, ecco lì, si narra che l'abbia scritta mangiando calamari in Sardegna. Allora, cosa sto mangiando qua? Sì. Stai mangiando dei calamari. Cosa sono i calamari? È octopus, sono più o meno polpi. Siamo lì. Il giardinetto dal polpo. Che quindi un po' di Sardegna anche nei dischi su Abbey Road c'è anche una canzone. Sì. E poi c'è un'altra canzone, non so se è presente, che è uscita come singolo, però non la si trova negli album, negli LP, che si chiama, adesso non mi ricordo il nome di questa canzone, dove c'è il modo di arrangiare le voci che ricorda quello del cantatenore, quindi c'è qualcuno che ha... Sì, la conosco la canzone, c'è un mio amico che la suona sempre. Rain. Ecco il nome, Rain. Sì, e pare che ci sia l'influenza, sì. Qualcuno parla di una visita così veloce da parte dei Beatles nella zona di Dorgali, sono stati lì e hanno evidentemente magari hanno sentito il modo di armonizzare, di impostare la coralità della canzone richiama molto. Adesso mi hai dato lo spunto per farti una domanda. Io non faccio mai domande, però una domanda, una curiosità. Sì. E quanto entra la Sardegna dentro la tua musica? Niente. No, secondo me no, entra... Allora, vabbè, se parliamo per esempio... Vabbè, se è una cosa che fai a tema... esplicita lì, okay. Nella UNED, cioè quell'ultimo film, Alice di Brenzo... Vabbè, chiaro. Nella UNED, no, cioè... ma io intendevo in un altro modo. Sì, ho capito cosa intendi. Cioè, al di là del fatto che tu debba fare un lavoro dedicato alla Sardegna... Sì. Allora, è difficile rispondere a questa domanda, lo sai, è difficilissimo. Lo so, io ti dico una cosa di cui mi sono reso conto, oppure te la dico subito, così magari ti do uno spunto. Vai. Io mi sono reso conto che in molte mie canzoni parlo di mare. Ok. Ma io odio il mare d'estate, quest'anno siamo al, cos'è oggi, 18 agosto. Sì. Non sono mai andato un giorno al mare, giuro, non sono andato un giorno al mare. Ci andrò comunque la settimana prossima. Da domani vado al mare. Infatti sta facendo brutto tempo. Sta cambiando. No, nel senso che non mi piace il mare messo in maniera turistica, con tutta la gente. Sì, anche io. Però mi piace molto il mare. Un mare d'inverno un po' alla Ruggeri, no? Il mare comunque ce l'ho, e mi rendo conto che intanto le mie canzoni parlo di mare. Di isola in qualche modo, non citando l'isola, ma me l'hanno fatto notare. Ecco, ci sono molte ragazze, c'è il figlio del mare, c'è il profondo blu che comunque è lo stesso, in qualche modo c'entra. Ecco. Ci sono diverse canzoni che parlano di mare e forse dell'isola, senza volerlo. Sì, ok, e quindi mi sono reso conto che in qualche modo quindi. Il fatto di vivere qua ce l'ho dentro. Sì. Ok, quindi il mio modo di scrivere non è né politico né didascalico, cioè che racconto delle storie, ma è quasi sempre racconto delle emozioni. Esatto, qualcosa che riguarda te. Che riguarda me. Che però alla fine mi hanno fatto notare appunto che esce questa cosa. Forse nella musica strumentale è più difficile. Allora, il discorso è
che nella musica applicata, diciamo, alle immagini devi lavorare per quello, e quindi la musica, diciamo, è condizionata, okay, per forza di cose è condizionata, mm-hmm, però inconsciamente può capitare che certe cose passino e magari, okay, te ne rendi conto dopo. E a me è capitato di avvertire questa, diciamo, questi aspetti che stiamo parlando noi, quando avevo lavorato a un film Carta, dove scrivendo dei brani, avevo scritto questo brano che tra l'altro non riguardava neanche la Sardegna, riguardava Genova, riguardava un viaggio, eppure riascoltando quel brano, il modo in cui avevo, diciamo, pensato le progressioni armoniche, tutta, richiamava un po' quegli spostamenti, sai, di, ora non voglio entrare nel tecnico perché magari, però di tonalità che trovi anche nel cantatenore, sai, quando ci si sposta, sì, di, sì. E quindi questa cosa qui io non l'ho voluto, cioè non ho pensato al cantatenore nel fare questa cosa, però ce l'avevi dentro, ma il rimando, eh sì, mi rimandava a quel tipo di sonorità, di sonorità, di scelta musicale, compositiva, ecco. E quindi vedi, magari una cosa che uno non vuole fare, non è intenzionato a fare, passa senza volerlo. Sì, esatto, anche se non facciamo musica folk, però esatto, in qualche modo esatto. L'isola è dentro. Sì, è un po' una cosa che poi ho notato anche, e sicuramente è presente questo aspetto, nelle canzoni di Piero Marras. Sì. Lui lo fa intenzionalmente, penso. Per rimandare in qualche modo a... Esatto. Penso beh, che ma d'altronde sai cos'è? Che comunque viviamo qua. Eh beh, certo. E le quindi anche, sono anche parlando di emozioni, anche se poi sicuramente io dico che le emozioni poi sono universali, no? Ah beh, sicuramente sì, un sì, brano sì, di Antonio Manca, poi lo ascolti dall'altra parte del mondo e suscita un'emozione, certo, anche certo, no? Dall'altra parte del mondo. Magari un brano mio è più difficile, nel senso che perché canto in italiano, il tuo strumentale, però magari il mood ti arriva lo stesso. Certo, certo. Quindi è così. Diciamo che l'influenza della Sardegna, quando è esplicita, per esempio, quando Andrea Lodo mi ha chiesto di scrivere le musiche per Radici di Bronzo, beh, lì il riferimento alla però vedi anche lì la volontà di superare certi cliché, certi stereotipi della tradizione attraverso l'elettronica, quindi creando, sperimentando. Molto, molto bello. Però sono cose comunque intenzionali. Invece nel caso, il caso di cui parlavamo prima, è un caso del tutto istintivo. Sì, cioè, una sorta di imprinting, no? Sì, una cosa vivi che qua hai, e sì, quindi ce l'hai dentro. Ti entra dentro, no? Ce l'hai, sì, e sì, non puoi farne a meno, cioè voglio dire... Tanto pensando, tu sei di Banali, no? Sì. Pensando a Banali, che voi lì avete dei posti bellissimi, ci sono quelle cascate molto belle, sì, 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 c'è sì, tutta la parte della Madonna Licea. Come no, sì, sì. E lì, boh, lì a me verrebbe di andare lì, portarmi la chitarra e guardarmi intorno. Ti suggerisce. Già, vero, entri dentro. Sì, è vero. Ti porti un piccolo sinto, una piccola tastierina. Sì, ma guarda, a me capita a volte, quando capita di fare delle passeggiate così in campagna, no? E col telefono, anche col cellulare, mi viene un'idea, me la canto. Ok, e faccio poi te finta... la riporti. Esatto. Sì, io ho il telefono pieno di bozze. Riempiamo il telefono di cose, sì, di cose. Che poi le riascolti, alcune le butti, alcune te le tiri. Esatto, no, esatto. Quindi di conseguenza... può capitare anche qui, magari mi viene un'idea, prendo il cellulare, me la registro, me la canto, come se stessi suonando però, e quindi sì, 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 cerco sì, di imitarmi di poi magari suono, potresti ecco, variare la tonalità o... sono cose che si vedono anche dopo. O anche cambiare una nota, però comunque hai un'idea, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi molte cose, anche, che ne so, una suggestione visiva del luogo in cui viviamo, in cui ci troviamo, passa attraverso il suono, attraverso la musica, anche perché noi la viviamo in maniera sì. Totale, quindi intensa. Sì, il suono, cioè, lo viviamo non come qualcosa di più rispetto, ma lo viviamo come parte di noi, no? Di noi stessi, per cui è così. Ma adesso stai lavorando a qualcosa che si può dire o... Allora,
Attualmente sto lavorando, sì, sto lavorando a un documentario, posso dire giusto che riguarda il tema della violenza verso le donne, ah, quindi un tema che è molto delicato. Wow. Io ho scritto una canzone, sì? Che si intitola Viola, con cui ho vinto il contest Viola nel 2018. Che parla appunto della... Il tema è quello. Il tema è quello, sì, che è un tema di cui c'è purtroppo ancora molto bisogno. Attuale, molto attuale, però sempre, cioè, nel senso, è un tema che dobbiamo trattare oggi, sì, in profondità. In modo che non se ne parli più, esatto, domani. Esatto, perché speriamo. È un tema di cui per tanto tempo non si è mai parlato. Anzi, spesso si è fatto finta di nulla. Sì, quindi... sì, sì, sì. Io ho avuto un'altra esperienza legata a questo tema, che è stata un cortometraggio che ho fatto di Fabio Mangroni, Se non guardi oltre la violenza non esiste. Okay. Questo però è un documentario che è ancora più specifico, perché riguarda il tema dell'acidificazione, cioè delle donne spregiate con l'acido. In particolare la storia della prima donna italiana che ha avuto questa bruttissima esperienza, e poi del medico che ha gestito, diciamo, la situazione anche in Pakistan con delle donne che hanno avuto la stessa, purtroppo, che hanno avuto, ecco, in questo caso come lavori? Cioè, nel senso, hai già il filmato oppure... Diciamo che è ancora in fase di produzione. Quindi ti danno degli input, ci sarà una scena dove... O... Diciamo che la difficoltà qui è che non si tratta di un vero e proprio film, nel senso... Mm. È un documentario classico, no? Dove, okay, hai delle, sì, interviste, sì, per cui l'approccio sarà un pochino diverso, sarà meno, magari meno legato ad una narrazione di un certo tipo, quindi sì, sarà, diciamo che si andrà più in punta di piedi su alcune cose, ecco. No, non è un approccio semplice. Immagino. Sì, è abbastanza... Anche perché non è che come nel film, che ci sono delle scene dove c'è il cavallo, come dicevi tu, ecco, prima, che galoppa, sì, sì, e tu fai una bella musica, magari, no? Che dipende che... se è il trotto oppure adesso non so come si dica quando il cavallo va più veloce o più lento. Comunque, in base a come si muove, tu, sì, fai un tipo di musica. E lì devi stare un po' sotto, forse? Sì, ma... sotto nel senso che, diciamo... Sotto il dialogo, intendo, ecco. Sì, quello assolutamente. Quello è la prima, in un documentario, è la prerogativa. Il fatto di non essere invasivo. Ok, sulla... A parte forse magari c'è un tema principale all'inizio e alla fine, no? Come Beh, si può pensare... Sì, diciamo che c'è l'idea di pensare anche al tema, anche se va un attimo contestualizzata ancora, come... Però... Il discorso della descrizione, come dicevi, no? Del cavallo, del... Mm-hmm. Diciamo che anche in una situazione del genere, come era capitato con Mauro per la sporca sacca nera, l'intenzione era sempre quella di cercare di tirar fuori quello che le immagini non mostrano. Okay. Cioè di sottintendere attraverso la musica qualcosa che non è evidentemente... Per cui, cioè, tu, se ho capito bene, devi riuscire a trasmettere, se su quel cavallo c'è... Il cavaliere, no? Sì. Tu con la tua musica devi riuscire a trasmettere se quello è arrabbiato, esatto, perché sta andando a sparare un altro, esatto. Se è felice perché sta andando a sposarsi sul, esatto, cavallo. Quindi non tu è... hai una responsabilità immensa, esatto, in quel caso sì, lì. Sì, perché diventa, cioè, la musica è parte della narrazione del film. Ok. È parte di tutto, nel senso che non è solo una descrizione, per cui sì, c'è il cavallo e quindi imito con la musica, sì, il movimento, sì, del cavallo. No, c'è un discorso anche legato al carattere espressivo di quel personaggio, anche del cavallo stesso, chi lo sa. Certo, cioè, certo, posso pensare, sì, a una situazione sottintesa che no. E in questo caso, nel caso di... E anche tu, in base al tipo di musica che fai, potresti anche portare l'attenzione dal cavaliere al cavallo piuttosto che all'ambiente, certo, circostante. Certo, perché si creano delle connessioni subliminali tra chi guarda e le immagini attraverso il suono, attraverso la musica. Questo accade in tutti i film. Sì, diciamo che è una grande responsabilità. Cioè, non è che non puoi mettere una musica a caso. Esatto. Anche perché succede quando fanno quei meme dove
dove cambi la musica ad una scena che uno conosce bene, no? Cioè tipo una scena triste, ma che di un funerale, e tu metti sotto una musica da ballare, no? Esatto, come capita quel meme famoso della bara, e quindi metti una musica che ballano e sembra che siano in festa. Quindi questo ti fa capire che la musica può ribaltare anche quello che tu stai vedendo, sì, no? Cioè, in qualche modo diciamo che proprio questo che hai detto tu è il riferimento all'importanza della musica in un film. È questa l'importanza della musica, il fatto che non si limita a descrivere, ma contribuisce, dà un valore aggiunto alla narrazione. E anche quanto sarebbe noioso senza musica un film, per dire. Sì, potrebbe essere, sì. Potrebbe, ci sono film anche pensati senza la musica, però che hanno un senso, che hanno un senso nella loro... anche perché il silenzio è musica, quindi l'assenza di musica è comunque musica, quindi però sì, come dici tu, assolutamente la musica è un elemento che va al di là della... cioè, non è qualcosa che vai a incollare sulle immagini, sta e boh. Oppure scrivo un brano per i fatti miei, e poi potrebbe anche succedere, per carità, che tu hai composto una cosa che ce l'hai nel tuo computer succedere. Salvato, sì. E ti mostrano un film o qualcosa che devi vedere e dici: cavolo, ma sai che io ho già, e vai a pescare. Esatto. Però è un caso, non è che prendi e metti canzoni a caso, no, o brani a caso. Può capitare, però può capitare anche quello, perché nella tua passeggiata dove hai salvato una melodia, ti propongono una cosa da un video, qualcosa da musicale, e dici: oh, ma sai che questo mai ci visto sta che, bene con... Mai visto che... No, è vero, questo può capitare assolutamente. Poi c'è da dire che a volte quando per esempio il film è già montato, il regista tende a farti vedere quel film con delle musiche già presenti. Ah, ok, ho capito. Delle reference, diciamo, sì, si chiama temporary track. Cioè è una... cioè ti metto un pezzo di Pink Floyd, esatto. Tu capisci che lì ci vuole un pezzo con quel mood lì. Esattamente, sì. Quindi può capitare che magari già lì ti fai un'idea chiara di quello che si vuole. Il rischio è quello di cadere nell'imitazione. E quindi si va un po' a snaturare quell'aspetto. Quindi lì dovresti prendere il mood, cioè proprio solo come idea, e non andare ad imitare. Ed è difficilissimo, è la cosa più difficile che ci sia. È meglio che non te lo facciamo sentire in qualche modo. Diciamo che l'ideale sarebbe non avere la temporalità, che però è ormai un'abitudine, cioè ormai si fa, siamo abituati. Cioè cosa fanno? Prendono dei brani, ti prendono un pezzo di Morricone e te lo mettono lì. Sì. Può capitare, e quindi tu devi andare lì da quella parte. Sì, ovviamente il regista che fa quello non vuole il pezzo di Morricone. Beh, chiaro, sì. Vuole quella sensazione che il pezzo di Morricone gli dà. E quindi di conseguenza si tratta di riuscire a catturare da quel brano che è appoggiato al montaggio. E lì come lavori? Ah, questo è in maggiore, questo è... non è facile, diciamo è gioioso, che... è... Sai come si lavora lì? Discutendo con il regista in maniera anche animata, cercando di capire, anche non intervenire. Anche perché magari il regista potrebbe anche non capirti. Certo. O più non capire lui. Assolutamente. Cioè, nel senso, perché comunque fate due mestieri diversi, anche se poi no, si intersecano in qualche modo. Però quello tu dici, se ti faccio una roba così, e quello fa, eh? E quindi, allora a quel punto devi metterti a fare sentire. Ma infatti, guarda, la cosa migliore è, come dici tu, suonare. Cioè, suonare un comunque... piano, l'avanti, e dici, ok, guarda. E se è un tema così? Sì, è così. No. Cioè, oppure anche parlare senza usare termini musicali. Che ne so, accordi, scale. No, cioè, parlare di sensazioni. E pian piano vengono fuori delle cose, anche in maniera spontanea. È molto... istintiva. Molto era... difficile, ma molto interessante. Cioè... Sì, sì, è affascinante. Però c'è tanta complessità dietro. Vabbè, immagino. In queste cose qua, diciamo, in queste dinamiche di cui stiamo parlando, che sono dinamiche molto labili, no? Dove non c'è una formula, è tutto... Sì, 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 beh, forse il bello è quello. Il brutto è il bello. Esatto, cioè, il contro, sì, sì. Dipende dal tipo di musicista che sei tu. Beh, probabilmente sei quel tipo di musicista lì, cioè curioso, creativo... che ama il rischio in qualche modo, no? Sì, sì, sì. Perché poi te lo prendi il tuo rischio. Beh, bisogna prenderlo, bisogna per forza prenderlo.
Anche quando si spinge un po' di più, no? E si sperimenta qualcosa che può essere sopra le vite. E ti è mai capitato che qualcuno ti ha detto no, questo è veramente troppo per... Come no? Sì. Però sono i rischi del mestiere quelli. Ma senti, è quello che viene bocciato in qualche modo, cosa fai? Te lo metti da parte? Lo conservo. Ma ti fai... è intenzione o hai già fatto dei dischi? Cioè, quando esce la colonna sonora di qualcosa, fai il disco oppure no? Allora, attualmente sto optando per una soluzione un pochino più snella. Cioè, mi sto occupando della pubblicazione del tema principale o solo di alcuni brani. Mm-hmm. Perché? Perché attualmente purtroppo il mercato delle colonne sonore, inteso proprio come non funziona molto, nel senso che il pubblico non è che va a ascoltarsi tutta la colonna sonora, è difficile che questo accada, a meno che non sia un pubblico di nicchia che veramente super vuole... Interessato. Esatto, super interessato. Che però magari si compra Morricone, si compra Zimmer. Beh sì, Zimmer. Purtroppo è difficile, quello si può fare magari, ecco... Ma già, per dire, già non vende il pop. È quello il discorso, quindi sì, ti capisco. E poi questi sono esorbitanti, sono enormi, sono enormi. Cioè, per stamparli, ti fai il vinile, sono costi giganteschi. Per quello ci vorrebbe intanto un'edizione musicale interessata, no? Ma molte edizioni non sono più neanche interessate a fare quello, perché è un investimento a perdere, cioè non hanno nessun ritorno. E mettere anche dei lavori. Cioè, a parte gli editi, no? Che sono la colonna sonora del film, anche delle cose inedite dove magari ti può in qualche modo andare un regista e sentire, no? Ci sono disponibili questi brani. È una Come fai a farli accedere a queste cose? Allora, è una cosa a cui sto lavorando adesso, perché la tendenza attualmente è anche questa, che dici tu, che si chiama... Di andare ad ascoltare. Com'è questo compositore? Esatto. Come lavora? Esatto. Si chiama, c'è la tendenza delle libraries, cioè di avere una libreria dove tu appunto proponi tutta una serie di brani legati a un genere. Se ti piace lo compri. Se ti piace lo compri, o comunque diventa un campione. Ok. E poi il regista va ovviamente a discutere con te sulla base di quello che vuole, quindi può diventare, che ne so, il tema di un film. Sì, sì. Oppure compra il brano, compra il pezzo che gli interessa. E lo può utilizzare citandoti. Esatto, e come autore. Ma più che altro... Per quanto invece riguarda la... Quindi lì non sarebbe su commissione, ma un lavoro già pronto che tu hai e lui lo acquista. Per esempio, per molti lavori televisivi, so che per molte trasmissioni televisive che si fanno in Rai, funziona così. Sì, sì, c'è una libreria dove loro attingono, da cui loro attingono. Ma per riuscire ad entrare lì non è aperta tutto, immagino. Avrà le loro... È un circuito abbastanza ristretto. Quindi... Sarà una lotta, perché non penso che non ci siano. Non è facile, non è facile. Perché sono anche lì tutta una serie di vie traverse legate a produzioni, a conoscenze. Che poi probabilmente imbrocchi un po' per fortuna, anche perché poi alla fine io mi sono reso conto che non è che vai avanti e diventi mainstream perché sei il più bravo, ma è tutta una serie di coincidenze ci sono tante coincidenze di gente che ti spinge, perché magari metti che un film al quale tu hai donato magari anche 3 notte, per dire, certo, che non è neanche il tuo lavoro più importante, diventa in qualche modo famoso, allora tutti vanno a leggere chi l'ha fatto questo, Antonio Manca, ok, allora inizia a ricevere proposte. Esatto, no? Diventa non è neanche in base al tuo lavoro più bello, spesso, in base a una botta di... Sì, spesso e volentieri magari lavori che noi reputiamo più belli, tra quelli fatti, non vengono neanche considerati. Sono altre cose che ti portano a, come dici tu, delle situazioni inaspettate, la fortuna. Purtroppo molti non ne parlano, però la fortuna c'è. Ovviamente bisogna creare delle condizioni per cui arriva. Diciamo le situazioni si possono... Ma infatti allineare. Meglio mordere, fare il tuo, continuare ad andare avanti e poi probabilmente il fatto di avere
il paracadute, che sì. Nel tuo caso tu lo fai, mi hai detto, con compassione, certo. Quello dico dell'insegnamento, che comunque hai in qualche modo qualcosa che ti sostiene, ti però sostenta. Considera anche che l'insegnamento, oltre a quello, all'aspetto meramente, diciamo, legato al sostentamento, al lavoro, diciamo, è anche una dimensione che crea scambio con l'attività perché conosci musicale. Persone sì. Perché conosci persone. Conosci persone e soprattutto si creano delle... Si impara anche, no? Dagli alunni. Si impara tantissimo. Si creano contesti in cui magari quello che fai nel lavoro come compositore può entrare. Tu immagina ti sei domani magari per un documentario sui giovani e tu devi comporre qualcosa che in qualche modo si assomiglia alla trap. Sì, beh, può capitare. Cioè, strumentale. Può assolutamente e tu, succedere. Grazie magari anche alla frequentazione dei ragazzi che trovi a scuola, riesci a capire qual è la sonorità che devi dare. Ecco, perché poi un'altra cosa ti volevo chiedere. Sì, e sì. Poi chiudiamo, perché stiamo andando veramente in là con i tempi. Potremmo andare anche oltre. Andare anche... Però la curiosità che ho, potrebbe capitare di scrivere una musica che in realtà non ti piace. Intendi scrivere un brano che non ti soddisfa, che non, cioè che non che a te non soddisfa in pieno, che però è funzionale. Beh, ci può sta succedere. Bene, sì. In quel contesto lì può capitare. Cioè io adesso mi è venuto in mente immaginandomi ciao Antonio, stiamo facendo un documentario sui giovani e siccome non possiamo permetterci di comprarci il brano di Sfera e Basta perché ci chiede 1.000.000 euro, te ne diamo 10.000 a te e ci fai delle basi strumentali che siano trap. E tu dici, oh, non mi piace però allora, sì, può succedere, può capitare. Cioè, questa è la mia idea. No? Però nel momento in cui succede, il segreto, diciamo, okay, è quello di cercare di riscattare questa cosa mettendo dentro quel brano dei fatti personali, musicali, che lo, in qualche modo, elevano. Ecco. Okay, cioè, okay. Magari nessuno lo sa, che certo, tu però, lo sei tu e ti dà soddisfazione. Ti dà soddisfazione, che ne so, usi un suono particolare a cui sei affezionato, che hai sviluppato, che hai elaborato, oppure ci metti dentro una cosa, mi spiego, cioè cerchi di superare il cliché che ti hanno richiesto. Quindi sì, ti capisco. È un modo per esorcizzare magari il, non dico disprezzo, esatto. In qualche modo. Mettiamola così. Bene, soddisfatto questa mia curiosità. Sì. Allora, ti faccio la domanda finale, che non vai. È una domanda, che è quella che faccio a tutti, che sì. È quella di dare un consiglio a chi vuoi tu. Ah, ok, perfetto. Alle cicale. Smettetela in questo momento. No, continuate, ci piace tantissimo. Allora, il consiglio che do io è quello, qualsiasi cosa si voglia fare, si voglia appunto realizzare nella propria vita, nella propria professione, in tutto, di perseverare, di continuare, di insistere, di non fermarsi mai, di cercare in tutti i modi le strade, che possono essere strade principali, strade secondarie, vicinali. L'importante è perseverare, cioè credere nelle proprie potenzialità, nelle proprie capacità e insistere tanto su quelle e quindi continuare a insistere. Sono questo può riguardare qualsiasi cosa, non musica soltanto. Sono d'accordo, io nel senso che lo faccio da sempre. Esatto. Tra l'altro con... perché in genere chi non fa ti critica quasi sempre, quello che ti critica è quello che non fa, esatto, quello che fa, se non gli piace si sta zitto, se gli piace te lo dice. In genere sono d'accordissimo, funziona così. Io ho visto così quando avevo fatto uscire la prima puntata di questo programma, che fra l'altro questa cosa qua è una cosa che io ho sempre fatto anche senza registrarla. Cioè io ho sempre avuto la curiosità di chiacchierare con le persone, di capire, proprio io sono un curioso per discutere natura. Discutere tante cose. Ma sì, quando sì. Fate uscire la prima puntata, la prima persona che ho incontrato mi ha detto adesso sei diventato youtuber. E io non sapevo neanche cosa volesse dire. Cioè nel senso, quello è il canale che uso e li metto lì, perché so che la gente comunque
Però guarda, c'è qualcuno che deve sempre mettere le etichette, sempre, ma deve, allora il primo che mette l'accento, l'accento sulla sì, cosa sì, è sempre quello che lui nella vita non fa un cavolo, è si mette a criticare gli altri, è verissimo, o come ad esempio quando ho fatto uscire una canzone, io in genere non ce li ho i soldi per sponsorizzare, sai, puoi mettere 10 euro, puoi mettere anche 1000 euro per sponsorizzare una cosa. Sì. Io non ce li ho i soldi, però avevo fatto uscire un brano che mi piaceva moltissimo, mio, e ho detto, beh, adesso ci metto 10 euro, che metti 10 euro, praticamente su Facebook lo fa vedere anche a chi non è il tuo amico, no? Sì. E il primo che ha commentato è, la solita negna all'italiana. Nenia all'italiana, sì, sì, perché ormai ci sono rimasto talmente male, perché poi anche non so se capita anche a te, ma siamo talmente sensibili che basta, sì, è vero, cioè tu ricevi tanti magari complimenti, poi basta uno che magari in quel momento è ubriacco, oppure che noi non lo sappiamo, no, o incazzato con il mondo per gli affari suoi, e ti mette fai schifo e ti dice faccio schifo, no, e ci pensi, capisci? Cioè, e ti rovina. È vero, sì, sì. No, invece andare oltre. Invece andare, anzi, usare proprio quei momenti per riattivarsi per in maniera ancora più forte, perché purtroppo dobbiamo dire le cose come stanno. Diciamo che la negatività in giro c'è, quindi sì, noi ci confrontiamo. E va con... per la maggiore rispetto alla positività. È vero. Sì, perché sì, è più facile, è vero, più facile e gratuita, soprattutto adesso con i social chiunque può gratuitamente... Ma in realtà è gratuito anche fare un complimento, per dire. È vero. Io è avevo vero visto una cosa che mi aveva impressionato, che era una sorta di documentario sociale, adesso non mi ricordo come si chiamasse, dove c'era questo tizio che andava in giro a fare complimenti alla gente così in maniera gratuita, e tu vedevi che svoltava lo sguardo delle persone, cioè tipo andava in giro, c'era uno col capello, diceva, sa che il suo capello è molto bello, quello lo guardava così, se lo guardava in giro, no, guarda, no, veramente mi piace moltissimo, cioè questo capello è veramente bello e le sta veramente bene, e tu vedevi la faccia di queste persone. Cioè, per dire, no, che la stessa cosa la fa la negatività, il negativo, no? Vero, quando tu vai a dire a uno, hai fatto un brano, è una schifezza. Sì. Cioè, stai rovinando una persona, quando vai a dire invece a uno che ha un bel cappello, e gli stai cambiando in qualche modo la giornata. Assolutamente sì. Cioè, quindi cerchiamo di essere un po' più positivi, che magari poi capita anche a te quello che ti dice e ti svolta la giornata, no? Che ti dice una parola buona. E quindi... Infatti sì, no, è vero. Poi sono ormai, cioè nel senso, per esempio su Facebook, sui social, se ne leggono talmente tante, su qualsiasi cosa, ecco, qualsiasi lì, pubblicazione, qualsiasi... Lì ha sdoganato... La qualunque, sì, sì, esatto. Mentre prima, comunque, ma anche noi siamo, cioè anche io sono la qualunque, faccio il nostro programma, no? Certo, però nel senso, io intendo proprio la, sì, sì, ti ho capito cosa vuoi dire, gratuità nel ma così, non mi sognerei mai di andare a dire qualcosa di male, perché poi vedi all'inizio, cioè veramente all'inizio dell'avventura nei social, ti viene voglia veramente di mettere i puntini sulle i su qualsiasi cosa, perché certo, dallo immagino, sgrammaticato a quello che dice pazzie su nazismo, per esempio, beh, certo, sì, sì. Come fai a dire che quelli comunque hanno fatto cose belle? No, cioè, assolutamente senso, no. per dire, no, non è che puoi dire quello che vuoi, no, cioè in realtà lo puoi dire ma non lo puoi dire, è la stessa cosa di che adesso... viviamo in un ambiente in cui nessuno dovrebbe essere ignorante in qualsiasi materia, no? Perché se hai una curiosità vai, lo guardi, però non c'è una guida, no? È perché tutto molto random, tu vai a cercare una cosa che ti interessa e magari incappi sulla qualunque, come dicevi tu, che è il complottista, il coso, e ti convinci che ti devi uscire con un cappello in testa di carta stagnola, perché sennò gli alieni condizionano i tuoi pensieri. Manca un po' la guida, è vero, forse è vero, anche a livello musicale, c'è talmente tanta roba. Ormai c'è tutto.
che comunque tutto tu, il contrario di tutto. Esatto, tu non cioè, per uno che ha un minimo di competenza o di gusto, ecco, diciamo, riesce a trovare qualsiasi cosa. Sì. E anche il piccolino come me può farsi sentire in qualche modo. Sì. Però può farsi sentire anche quello che fa la canzone senza senso. Esatto, dicendo parolacce random o sparando a zero su qualsiasi cosa. Purtroppo questo è anche il bello della democrazia e anche il brutto della democrazia. C'è una libertà, è il rovescio della medaglia, diciamo, no? Però ci vorrebbero delle guide, no? Cioè, ecco perché ha ancora senso come e poi chiudo perché sto parlando solo io. Cioè, ancora senso avere una rivista musicale che dici no, le riviste stanno morendo. Però in qualche modo c'è una persona che ti sta guidando all'ascolto. Certo, certo, certo. Ok. Tu considera anche la... E chiudo anch'io perché sennò fa notte. Tu continui a parlare dopo. No, più che altro anche nella scuola il suo problema è uguale, no? Il fatto della... Ecco, il maestro che? Il maestro che? L'insegnante che? La presenza di così tanta tecnologia, così tante risorse, la Wikipedia sempre in mano a qualsiasi studente, non garantisce il fatto che quelle informazioni siano corrette, siano non solo corrette ma anche ben assimilate, cioè incanalate in un percorso, perché come dici tu manca un riferimento. Io posso avere tutto e niente, il tutto diventa niente se poi esatto, invece sì, sì, la presenza di una anche di un limite, di un paletto, come dicevi tu, la rivista che tu aprivi, è già quello ti indirizzava, certo era magari più limitante come cosa rispetto a oggi che si ha tutto, però poi ti portava magari ad approfondire in seguito, ad avere un approccio più, come dire, più specifico a lungo termine, a medio lungo termine. Sì, sì, sì. C'è questo problema, questa dispersione. Quindi in realtà c'è tanto, ma secondo me c'è tanto bisogno di guide. Assolutamente sì, ma è perché oggi prima cosa si faceva? Se io volevo sapere di una cosa, comunque essere indirizzato, andavo dal professore, dall'insegnante, esatto, da chi aveva esatto, competenza in materia. Invece adesso tu incappi in qualsiasi oggi cosa. Oggi c'è addirittura adesso l'intelligenza artificiale, no? Ci sono dei siti dove tu puoi fare la domanda e il sito ti risponde. Sì, ma come ti risponde? Io l'ho provato, io ho provato ChatGPT e lui ti risponde cercando su internet notizie random, le mette tutte insieme e ti fa un discorso. Allora, no, non c'è da avere paura, nel senso che può indirizzarti magari in un tema che poi tu sviluppi per i fatti tuoi, però non puoi prenderlo per oracolato, no, che dice... Perché lui prende a caso. Esatto, dobbiamo essere noi ad avere la coscienza di rielaborare una cosa. Tu immagina un ragazzo di 11 anni che ancora sta imparando a studiare, a assimilare, a formarsi. Lo vede come una scocciatoia, prende quello che gli dice, lo copia, si fa il compito. E il compito è... Fai una ricerca. Come la fai la ricerca? Cioè, la ricerca sì, la sì, facevi come? Con l'enciclopedia... Tutt'al più ai tempi nostri poi erano usciti i bignami che facevano c'era riassunti. Anche i bignami, sì. Però comunque c'era dietro una persona che li aveva ragionati e aveva fatto un riassunto in maniera competente, questo signor Bignami. Esatto, esatto. Questa roba qua. Le fonti erano limitate, sì, però comunque erano circoscritte. E accreditate in qualche modo. Accreditate in maniera anche importante. Esatto, diciamo, con dei crediti importanti. Oggi basta un copia e incolla, vado su Wikipedia, sì, faccio sì, copia e incolla e ho la ricerca fatta, però di mio non c'è niente. Esatto. E si perde anche la creatività che ci assolutamente serve. Assolutamente sì. E allora niente, Antu, grazie. Grazie a te, grazie mille. Allora, quindi fra un po' ti vedremo, cioè ti sentiremo nel documentario. Sì, a quando avremo di uscire. A quando avremo di uscire ti sentiremo. Aspettiamo produzione, post-produzione e poi... Nel frattempo i lavori dove sei presente si trovano un po' online, ci sono sì, DVD, videocassette. Allora... Cioè videocassette non esistono più. Magari. DVD, no, allora, guarda, dunque, Radici di Bronzo, che è l'ultimo documentario a cui ho lavorato, sta girando un po' tutti i paesi della Sardegna attualmente. Okay, quindi ci sono delle presentazioni dove esatto, possiamo sentire anche le tue musiche. Esattamente. E per la musica, per ascoltare la musica? Per ascoltare la musica c'è il mio profilo SoundCloud, c'è okay, il mio profilo su Spotify dove c'è
ci sono due, delle playlist. Quindi c'è anche... basta cercare Antonio Manca, esatto, e la gente si può ascoltare, sì, comunque. E, per quanto riguarda invece una, diciamo, una panoramica complessiva su quello che faccio, c'è il mio sito, okay, antoniomanca.net, e lì c'è un filmato, diciamo una demo reel con... quasi tutti i film che ho, a cui ho partecipato, quasi tutti, non sono tutti, e dei brani musicali, non interi, ma così, a dimostrazione. Certo, delle demo. Delle demo. Diciamo. E, per quanto riguarda Il Miracolo dei Rei, che è il penultimo documentario a cui ho lavorato, Il Miracolo dei Rei purtroppo per adesso è distribuito all'estero, quindi non in Italia. Okay. Ha avuto due passaggi in Rai, è stato su Rai Play per un po' di tempo, però adesso l'hanno tolto, è scaduto il contratto, quindi adesso è distribuito in Nord America e in Australia. E che effetto fa essere in giro per il mondo? No, è vero, bella cosa. Più che altro dispiace il fatto che non è possibile vederlo in Italia, cioè la distribuzione Amazon, per esempio, è soltanto per quei paesi coinvolti e non per l'Italia. Ho capito. Però è possibile. È una questione di diritti. Esatto. È possibile vederlo su Apple TV. Cioè, credo che su Apple TV si possa vedere anche in Italia. Ovviamente in inglese, nella versione tradotta. Poi la Sporca Sacca Nera si può vedere, la serie TV si può vedere tranquillamente su Paramount Channel. È possibile andare lì per vederla. Oppure Liver, il cortometraggio che ho fatto con Alessio Cuboni, l'ultimo, ancora non ha una distribuzione su piattaforma, perché è ancora nei festival, però appena terminerà ritornerà esatto in streaming, anche quello, cioè avrà una sua, molto un bene, suo spazio. Beh, grazie di nuovo, grazie a te. Okay. Allora, alla prossima puntata. Alla prossima, ciao. Ciao.